vado anche col mio cronometro perché vorrei finire prima. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolare il professor Bonfatti, il quale ha creato un modello di convegno abbastanza eterodosso rispetto agli altri, perché ha concentrato l'attenzione su un istituto, per quanto variegato come vedremo, ma su un istituto. Per cui se io riuscirò a rimanere tutto il giorno qui e alla fine non so tutto sugli accordi, sono ciuccio di sicuro, perché le relazioni comprendono veramente tutto. Questo per me è stato un problema nell'impostazione dell'intervento. Perché? Perché ogni volta che ho provato a immaginare i tratti differenziali tra un modello e l'altro di accordi, mi sono detto, ma di questo parla Vittorio Zanichelli, di questo parla Massimo Montanari, e quindi non posso assolutamente intrattenermi sulle porzioni caratterizzanti i singoli modelli di accordi, e quindi ho deciso di fare un esercizio molto stupido, perché anche è riflesso dallo scarso appeal delle mie slide rispetto a quelle che avete visto prima e soprattutto a quelle sicuramente più scoppiettanti di Laura De Simone, che arriveranno fra poco. E quindi vedrete una cascata di situazioni con l'individuazione di tratti differenziali fra i modelli, che poi saranno sicuramente analizzate nel dettaglio a partire dalla successiva relazione, appunto, di Laura De Simone, che comincerà a trattare gli accordi ad efficacia estesa. Allora, voi vedete che io ho individuato quattro ipotesi di accordo, ma ce n'è una quinta, che è quella di cui vi parlerà Luciano Panzani, sui gruppi, perché ci sono anche gli accordi di gruppo. In queste prime slide non li trovate, li troveremo in fondo. E qui voi vedete che all'interno dei vari modelli ci sono anche dei submodelli, perché negli accordi ad efficacia estesa c'è l'accordo con gli intermediari finanziari, perché negli accordi ad efficacia estesa c'è anche un abbassamento della soglia di costrizione dei creditori omogenei. Se c'è stata l'utile esperimento della composizione negoziata prima, e quindi, come vedete, la varietà è piuttosto importante. Io ho fatto una distinzione di carattere sostanziale e processuale fra gli elementi di affinità e gli elementi di divergenza fra questi modelli. Una prima affinità, che però possiamo ritenere un po' più che un'affinità, ma una identità sostanziale. Il piano che sottostà agli accordi è quello formulato sulla base del modello dell'articolo 56 del piano attestato. Questo è un cambiamento, probabilmente se ne parlerà più tardi, rispetto a quanto avevamo nella legge fallimentare, dove invece il piano dell'accordo era più schiacciato sul piano del concordato. Elemento di identità fra i modelli è quello della comune attestazione, e quello del fatto che ci deve essere per tutti l'accompagnamento di una documentazione importante, che è quella rappresentata dall'articolo 39, che non è dedicata espressamente agli accordi, perché è la documentazione che il debitore deve predisporre ogni qualvolta sceglie uno strumento. Quindi se è una documentazione che sceglie per ogni strumento, anche diverso dagli accordi, ovviamente vale anche per la diversità dei modelli interni agli accordi. Altra affinità barra identità.
dobbiamo sempre raggiungere una soglia minima di consensi. Questa soglia minima si esprime in un quoziente dell'indebitamento complessivo senza che in questo indebitamento complessivo debbano rilevare le categorie o il rango del credito che assisterebbe quel creditore se si entrasse in una procedura di concorso vera e propria. Quindi il conteggio del nostro quoziente lo dovremo fare indipendentemente dal fatto che ci sia un creditore ipotecario, un creditore con privilegio generale, un creditore chirografario, un creditore postergato e un potenziale creditore prededucibile, perché quella prededuzione nasce in un momento antecedente che può essere tanto la prededuzione autorizzata nella composizione negoziata quanto una prededuzione connessa al preaccordo o connessa al fatto che il debitore entra nel percorso degli accordi attraverso la porta di quell'articolo 44, e cioè la domanda con riserva. Ricordiamoci sempre, anche se questa non è assolutamente una novità, ma è un principio che troviamo fin dal 2005, quando gli accordi vennero introdotti nel nostro sistema, che si tratta di consenso, soglia di consenso e non di maggioranza. Questo ai fini della soglia minima. Quando invece ci sposteremo negli accordi efficacia estesa, quella soglia del 75% assume un connotato un po' diverso, perché lì probabilmente si esprime come una maggioranza che vincola coloro che non esprimono il consenso. Mentre sappiamo perfettamente che il raggiungimento della soglia base, diciamo del 60%, non vincola chi non partecipa, perché chi non partecipa sarà trattato secondo le regole del contratto e non le regole di una procedura imposta. Affinità di contenuto. L'accordo deve essere idoneo al pagamento integrale dei creditori estranei, e per estranei intendiamo quelli veramente estranei, non i cosiddetti creditori trascinati nell'ambito di un accordo ad efficacia estesa. L'accordo, diciamolo chiaramente, e lo ricolleghiamo a come calcoliamo l'indebitamento, non presuppone alcuna regola di concorso tra i creditori. Ne ha parlato prima anche Salvo Leuzzi, e io tornerò fra poco su questo tema che è stato tracciato già nell'introduzione di Sido Bonfatti. Per cui la regola di distribuzione delle risorse in un ADR si fonda esclusivamente sul consenso tra le parti. Ricordiamo che nell'ambito di un accordo, diciamo, base, io posso distribuire le risorse in modo completamente asimmetrico, ho 100 creditori e quei 100 creditori li tratto individualmente in un modo diverso dall'altro. Poi un'eventuale modalità di questo genere sicuramente avrà un impatto sulla prestazione del consenso, perché chi vede che il vicino viene soddisfatto in una misura determinata e a lui viene proposto qualcosa di diverso, magari farà fatica a esprimere il consenso. Ma il principio che dobbiamo ricordarci fondamentale è che la regola di distribuzione è costituita dal consenso tra il debitore e il creditore. Affinità di effetti. Esenzione dall'azione revocatoria nei limiti oggi disegnati e riconfigurati nell'articolo 166,3 lettera E, riconfigurati perché l'esenzione riguarda anche
la revocatoria ordinaria, mentre sappiamo che prima di questa modifica se ne discuteva, l'esenzione da revocatoria oggi nell'articolo 324 che rimane pari pari nel progetto di riforma che è stato presentato, progetto di riforma della porzione penale del codice della crisi. Prededuzione dei finanziamenti concessi nelle varie fasi degli accordi di ristrutturazione, prededuzione che però io tengo a sottolineare è una prededuzione esterna, cioè se negli accordi, qualunque questi accordi siano, vale la regola della distribuzione delle risorse secondo quello che è il consenso prestato tra il debitore e ciascuno dei creditori, non ci può essere fisiologicamente prededuzione nell'accordo per la semplice ragione che non c'è neanche il privilegio. Quindi, diversamente da quanto l'articolo 98 prevede per il concordato preventivo, là dove è espressamente prevista una prededuzione interna al concordato, cioè una prededuzione che si realizza anche al di fuori di una procedura di liquidazione giudiziale o di amministrazione straordinaria, nel caso degli accordi la prededuzione esiste solo in quanto successivamente ci sarà un concordato preventivo, una liquidazione giudiziale, un'amministrazione straordinaria. Non c'è una prededuzione interna perché non c'è nell'accordo una differenziazione per categorie di creditori. Tema più delicato è se la prededuzione esterna esista negli accordi al di fuori delle previsioni specifiche che troviamo, come ad esempio quelle relative al compenso dei professionisti che assistono il debitore o quelle relative ai finanziamenti di quell'articolo 99 e 101. Perché? Perché la prededuzione esterna, cioè quella che si forma negli accordi ma che varrà dopo gli accordi, presuppone, al di fuori delle ipotesi specifiche, alla quale devo aggiungere anche quella dell'articolo 46, cioè quella relativa al periodo intermedio tra la presentazione della domanda con riserva e la presentazione della domanda di omologazione, beh, questo deriva dalla scelta di vertice se gli accordi siano una procedura concorsuale. Sapete benissimo quanto questa ipotesi sia ormai recepita ovunque. Oggi ho sentito il professor Bonfatti che però, se non sbaglio, si tiri un po' ammorbidito sul tema. Io credo di essere rimasto l'unico fino alla fine motto che è espresso da una squadra di calcio cara a Sido Bonfatti, io fino alla fine continuerò a credere, a insistere, a cercare di far comprendere che se non c'è una regola di distribuzione delle risorse, quella non può essere una procedura concorsuale. Sarà una procedura collettiva, sarà una procedura nella quale valorizzeremo tantissimi profili, ma una procedura concorsuale ha bisogno, per la sua essenza, di una regola di distribuzione delle risorse. Anche fragile. Pensiamo al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Possiamo discutere anche di quello se sia una procedura concorsuale, ma lì qualche regoletta di distribuzione c'è. Qui non c'è. E quindi la prededuzione esterna la configureremo se e quando riconosceremo che è una procedura concorsuale. Sapete che di fronte a qualunque tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione, dovrete considerarla tale, ma io vorrei continuare a rappresentarvi che un esercizio di razionalità, a mio modo di vedere, dovrebbe portare ad escludere questa affermazione. Affinità nella gestione, rapidissimo, perché
ne ha opportunamente parlato Sido Bonfatti, la gestione dell'impresa rimane al debitore, aggiungo, con modalità ancora più libere di quelle della composizione negoziata, perché nella composizione negoziata la gestione è libera, ma sappiamo che rispetto ad atti di straordinaria amministrazione c'è un dialogo con l'esperto. Il dialogo con l'esperto potrebbe vedere il dissenso dell'esperto, l'atto rimane valido, ma sul piano della sua efficacia poi qualcosa potremo discutere. Viceversa, qui dal punto di vista della gestione non ci sono limitazioni, quelle limitazioni della composizione le ritroviamo nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, e quindi è un dato decisamente importante. Il fatto che ci sia la libertà di gestione ragionevolmente porta a ritenere che ci sia anche la libertà di eseguire i pagamenti. Nella composizione negoziata è scritto espressamente, ma comunque credo dobbiamo tutti renderci conto che è necessario dissociare il fatto che esistano delle misure protettive dal fatto che non si possano eseguire pagamenti. Se però quell'impresa che accede all'accordo di ristrutturazione si trova in stato di insolvenza, e ciò è possibilissimo perché il livello di crisi dell'imprenditore è irrilevante ai fini della configurazione dei presupposti per accedere agli accordi, la gestione dell'impresa subirà una limitazione ma interna, e cioè di coerenza delle condotte del debitore rispetto alla salvaguardia degli interessi dei creditori, ma ciò si rifletterà non sull'efficacia, tantomeno sulla validità degli atti, ma in termini di responsabilità gestoria, qualora dovesse poi tracimare in una procedura liquidatoria. Vediamo, sempre sul piano sostanziale, alcune divergenze. Le divergenze nelle soglie, questo è veramente facile da cogliere, nel senso che passiamo dalla soglia più bassa del 30% negli accordi ad efficacia, degli accordi agevolati, per arrivare al 60% che è quello standard, ma poi nell'ambito delle soglie standard dobbiamo anche giustapporre le soglie speciali degli accordi a efficacia estesa, quindi con il raggiungimento di quella che, come vi dicevo, più che soglia è una quasi maggioranza, che è però diversa a seconda che l'imprenditore abbia o no fatto accesso prevalente alla composizione negoziata. Mentre sui piani di risanamento attestati, soprattutto nella versione della legge fallimentare, si è discusso molto se potessero avere una connotazione liquidatoria, perché il risanamento nella formula dell'articolo 67 non era tanto il risanamento dell'impresa quanto il risanamento dell'esposizione debitoria, che si poteva raggiungere anche con una liquidazione. Sugli accordi non abbiamo dubbi sul fatto che possano avere una vocazione esclusivamente liquidatoria. Il punto è che questa vocazione, anche esclusivamente liquidatoria, esclude la tipologia dell'accordo ad efficacia estesa con i creditori, chiamiamoli ordinari, non rispetto ai creditori finanziari, laddove l'accordo efficacia estesa può anche avere ad oggetto un piano di carattere liquidatorio. Divergenze nella valutazione giudiziale, perché negli accordi base e agevolati, a mio modo di vedere, non c'è alcun tipo di valutazione che il Tribunale dovrà fare
sulla eventuale convenienza o meno dell'accordo, che ricordiamo è sempre frutto del consenso delle parti, rispetto ad un'alternativa di liquidazione giudiziale o di amministrazione straordinaria o altro. Diverso è il discorso per gli accordi ad efficacia estesa e per gli accordi in cui si deve trattare i crediti erariali, tributari e previdenziali, perché lì un profilo di valutazione di convenienza barra non pregiudizio, perché le regole non sono esattamente speculari, il tribunale lo deve fare. E perché? Per una ragione molto semplice. Mentre negli accordi agevolati e in quelli base tutto avviene esclusivamente sulla base del consenso, e chi non presta il consenso deve essere trattato nel rispetto delle sue condizioni contrattuali e quindi dovrà essere trattato integralmente, sebbene magari in modo dilazionato perché quel contratto prevede una dilazione nell'adempimento, è diverso il caso degli accordi di efficacia estesa e gli accordi con il trattamento dei crediti tributari e previdenziali, perché lì c'è una forzatura del non aderente. Perché lì il non aderente subisce degli effetti dell'accordo che conformano la sua aspettativa di credito a quella di altri creditori che evidentemente hanno fatto delle rinunce, oppure ad un'aspettativa di credito, nel caso degli accordi che vedono la presenza del trattamento dei crediti fiscali e previdenziali, rispetto ad un trattamento comparativo che è quello di una procedura di liquidazione. Quindi in quel caso esiste la necessità per il tribunale di esprimere una valutazione sul rapporto tra il soddisfacimento che è previsto nell'accordo e quello che potrebbe essere previsto in uno scenario diverso. Passiamo molto rapidamente ai temi di carattere processuale che saranno indagati nel pomeriggio. Affinità processuali. Allora, tutti i modelli sono introdotti con il ricorso ex articolo 40 nel contesto del procedimento unitario, e come esprime chiaramente l'articolo 48,4, noi entriamo direttamente nel giudizio di omologazione. Perché siamo un po' abituati a pensare sempre al modello del concordato, dove c'è la fase di, una volta si chiamava di ammissione, oggi di apertura, di cui vi ha dato alcune indicazioni già prima Salvo Leuzzi, mentre qua entriamo direttamente nel giudizio di omologazione. Un giudizio di omologazione che, almeno idealmente, dovrebbe essere contenuto nel tempo. Questa circostanza della brevità, almeno, ripeto, tendenziale e ideale, del procedimento di omologazione attutisce un po' quel profilo di sussistenza in sussistenza della prededuzione. Perché se noi riteniamo, sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione, che l'accordo è procedura concorsuale, quali saranno i crediti che sorgono dentro l'accordo di ristrutturazione, che assumono il rango di crediti prededucibili nelle procedure successive? E quelli che stanno dentro il periodo dell'accordo. E quindi, messo in disparte il fatto che nel periodo che va tra la domanda di con riserva e la domanda di omologazione la prededuzione è governata da una disciplina autonoma, che è quella dell'articolo 46, nel caso
della prededuzione che si forma negli accordi, il lasso temporale dovrebbe essere, ripeto, idealmente contenuto. Contenuto perché non c'è tutta quella fase di apertura, ammissione del concordo preventivo, perché la domanda è già una domanda di omologazione. Questo significa che noi non possiamo leggere l'articolo 48,4 se non leggiamo accanto l'articolo 40, dove si fa riferimento all'introduzione del ricorso. E tutto questo vale indipendentemente dal modello di ADR, e tutti questi diversi modelli di ADR possono essere anticipati dalla domanda con riserva. Divergenze processuali. Le divergenze processuali pertengono alla profondità, diciamo, di una opposizione. Perché? Perché è chiaro che laddove c'è una forzatura del trattamento del creditore che non esprime il consenso, cioè non partecipa all'accordo, abbiamo detto la valutazione del tribunale dovrà essere più marcata, e questo creditore che viene forzato dovrà essere in qualche modo sollecitato a poter opporsi alla omologazione attraverso modalità, diciamo, che lo agevolino nell'eventuale reazione, e pertanto il termine per proporre l'opposizione all'omologazione in questi casi è collegato non già alla pubblicazione del ricorso sul registro delle imprese, ma alla comunicazione. Divergenze processuali sulle misure protettive. Beh, fra questi modelli di ADR ce n'è uno che ha come presupposto proprio il fatto che il debitore non richieda le misure protettive, e cioè parliamo degli accordi agevolati. Un'altra, diciamo, possibile divergenza procedimentale, non processuale ma procedimentale, riguarda la presenza o meno del commissario giudiziale. Sappiamo che nella esperienza della legge fallimentare più di qualche volta il debitore si orientava a scegliere il percorso degli accordi proprio per evitare la figura del commissario giudiziale. Adesso le cose sono un po' cambiate, perché la figura del commissario giudiziale c'è quando si parte con il ricorso ai sensi dell'articolo 44, quando l'accordo di ristrutturazione si innesta in un già aperto procedimento per la dichiarazione, l'apertura della liquidazione giudiziale, quando c'è da forzare la volontà e conseguentemente il trattamento dei creditori. Allora, in questi casi, che sono casi decisamente più ricorrenti che rispetto al passato, dobbiamo anche chiederci che tipo di valutazioni dovrà svolgere il commissario giudiziale, ed io credo che non ci sia, diversamente da quanto accade nel concordato preventivo, una, diciamo, precostituzione di attività che il commissario deve svolgere, ma le attività demandate al commissario saranno quelle che gli verranno affidate dal tribunale, e che saranno diversamente modulate a seconda che ci sia la fase ex articolo, la fase, diciamo, interinale ex articolo 44, perché lì
c'è un controllo, il controllo sulla gestione abbiamo detto non c'è durante gli accordi, che ripeto dovrebbero avere uno spettro temporale limitato, ci sarà una partecipazione, chiamiamola istruttoria, del commissario giudiziale ogni qualvolta si tratti di dover fare un'analisi comparativa tra il trattamento di un creditore nello scenario degli accordi o nello scenario delle liquidazioni ufficiose. Quindi avremo una figura che andrà calibrata volta per volta. Il debitore, diciamo, dovrà avere una relazione con il commissario giudiziale orientata sulle indicazioni del tribunale e sicuramente variamente modulata in relazione alle diversità di accordi. 30 minuti. Grazie.